17 anni fa San Giovanni Paolo II creava cardinale l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, 64 anni, già provinciale dei gesuiti dell'Argentina, figlio di emigranti piemontesi. Le immagini del concistoro, del suo magistero nella capitale argentina, fino al saluto a Benedetto XVI, prima dell'ingresso nel conclave che lo avrebbe eletto pontefice con il nome di Francesco. Il servizio di Vatican News. Oggi, quarto giorno di esercizi spirituali ad Ariccia, predicati al Papa e alla Curia Romana da Don José Tolentino Mendonça, al centro della sesta meditazione le lacrime delle donne dei Vangeli, che indicano la sete di vita e di relazione, ma anche quelle di Gesù, quando piange, raccoglie e assume solidalmente tutte le lacrime del mondo. Facciamo il punto sullo stato dell'adozione internazionale. Nei giorni scorsi gli enti autorizzati hanno chiesto alle forze politiche di sostenere concretamente le famiglie che scelgono questa forma di genitorialità. È urgente aiutare il sistema adozioni a uscire dall'attuale grave emergenza. Intervista a Marzia Masiello di AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Un miracolo per la vita, l'ultimo dono di Don Oreste Benzi. È il toccante libro testimonianza scritto da Matteo Brunamonti con Elvia Cerrotti, un inno alla vita, alla forza dell'essere madre, alle vie nascoste della provvidenza, che in questa storia si sono manifestati in una telefonata di Don Oreste Benzi con Elvia e la storia della sua gravidanza straordinaria. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Son cinco estudios. Especialmente este año, como en tus manos de madre en nuestra arquidiócesis. Que tenía un corazón. ¿De qué tenía el corazón Pinocho? De madera. Jesús es el Señor de la locura. Tengo explicación para el misterio de por qué sufren los chicos. Spondio voveo adiuro, que manu me atango. Oggi, quarto giorno di esercizi spirituali ad Ariccia, predicati al Papa e alla Curia Romana da Don José Tolentino de Mendonça. Stamani, nella sesta meditazione, il sacerdote portoghese ha ripercorso il senso delle lacrime che manifestano sete di vita e di relazione, con citazioni tratte dal Vangelo e da diversi autori, soffermandosi in particolare sulle donne dei Vangeli. Il loro stile è il servizio, a unirle sono soprattutto le lacrime, un traboccare di emozioni, conflitti, gioie e ferite. Le lacrime dicono che Dio si incarna nelle nostre vite, nei nostri fallimenti, nei nostri incontri, nei Vangeli anche Cristo piange. Gesù si carica della nostra condizione, si fa uno di noi e per questo le nostre lacrime sono inglobate nelle sue, le porta con sé veramente. Quando piange raccoglie e assume solidalmente tutte le lacrime del mondo. Sono proprio le donne dei Vangeli a concedere diritto di cittadinanza alle lacrime, mostrando l'importanza di questo segno. Le lacrime, ha spiegato il sacerdote, poeta e teologo, narrano non il desiderio di morire, ma la nostra sete di vita. Fin da bambini il pianto indica sete di relazione. Molti santi piangevano copiosamente. La nostra biografia può essere raccontata anche attraverso le lacrime, di gioia, di festa, di commozione e di notte oscura, lacerazione, abbandono, pentimento e contrizione. Dio le conosce tutte e le accoglie come una preghiera. Abbiamo fiducia dunque, non nascondiamole a Lui. Per Gregorio Nazianzeno le lacrime sono in certo senso un quinto battesimo. In fondo, prosegue il sacerdote, piangiamo sempre perché l'altro veda, è la sete dell'altro che ci fa piangere. Infine, Don José Tolentino fa riferimento alla donna che piange e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime.
È l'impressionante qualità di ciò che la donna dona a Gesù che consente di constatare che Simone, il padrone di casa, non ha dato nulla. È questa ospitalità inedita che Gesù intende esaltare, conclude il sacerdote, questa sete di cui le lacrime sono segno e che tocca a noi apprendere. Le adozioni internazionali hanno passato anni di grandissime difficoltà. Veniamo fuori da un triennio, quello del 2014-2017, molto complicato in quanto si è creata una situazione di vero e proprio dissesto, mancando una gestione concreta da parte della Commissione Adozioni Internazionali, che è l'autorità che sovrintende a tutte le procedure, a tutti i percorsi, e che controlla gli enti autorizzati, ma favorisce anche un ambiente per la creazione di adozioni internazionali in favore del superiore interesse dei bambini fuori dalla famiglia abbandonati. Ci siamo trovati a dover affrontare questa situazione di dissesto a fronte di una totale mancanza di chiarezza rispetto alla politica estera, accordi che non sono stati reperiti a seguito appunto del passaggio con la nuova gestione, la nuova vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, a fronte di una linea CAI a cui le famiglie potessero rivolgersi abolita, totale quindi mancanza di dialogo da parte delle coppie con la Commissione, ma anche degli stessi enti autorizzati, grandissime difficoltà e appunto un totale silenzio. E quindi anche un crollo di fiducia da parte delle coppie, dei genitori che vorrebbero prendere un bambino. Un crollo drastico sicuramente, si è visto anche dai numeri, e anche il numero di conferimento di incarichi si è abbassato notevolmente, i tempi si sono allungati, per cui anche la fiducia delle coppie diventa difficile da intercettare, mentre l'adozione appunto è un qualcosa di bello e di buono per la società tutta. Il numero delle adozioni in Italia è passato dalle oltre 3.000 del 2011 alle 1.060 stimate nel 2017. Le adozioni internazionali sono scese in 6 anni del 60%. Sono anche aumentati i tempi necessari per concludere un'adozione internazionale, passati dai circa 2 anni del 2011 ai circa 3 del 2017, con più 44%, cifre di un crollo che non era mai stato neppure sfiorato dal nostro paese, tradizionalmente molto aperto all'adozione, almeno fino a qualche anno fa. Come si possono allora aiutare le famiglie, gli enti soprattutto? Che progetti, che proposte avete fatto? La proposta di questi 20 enti autorizzati il 15 di febbraio presso la Sala Nassirya è stata, diciamo, declinata in diverse possibili azioni che il governo può mettere a disposizione delle famiglie, soprattutto quindi dei bambini. In primo luogo la possibilità, noi chiediamo di valutare un contributo nei confronti dell'adozione internazionale, un contributo che può vuol dire un contributo di circa 10.000 euro sulla base delle spese che sono state valutate per ogni adozione, o anche considerare l'adozione internazionale totalmente gratuita. Questo significherebbe che a fronte di una spesa minima da parte dello Stato, poi ci sarebbe un saldo attivo da parte di grandissimi investimenti che le coppie adottive fanno rispetto alle adozioni internazionali, e quindi le adozioni fanno bene anche alla nostra economia. Naturalmente, oltre all'aspetto della gratuità dell'adozione internazionale, c'è da considerare anche la necessità di stabilire delle procedure chiare, certe, trasparenti, e ristabilire la fiducia nei confronti di questo bellissimo percorso. Un miracolo per la vita, l'ultimo dono di Don Oreste Benzi, è il toccante libro testimonianza scritto da Matteo Brunamonti con Elvia Cerrotti, un inno alla vita, la forza dell'essere madre, nato dall'esperienza di una gravidanza particolare. A un certo momento i medici proposero un aborto cosiddetto terapeutico per salvare la mamma e porre fine alle sofferenze di una bimba che non poteva nascere sana. Elvia ha deciso di raccontare la sua storia e la grazia ricevuta. Perché hai voluto raccontare una storia così intima? Ci ho pensato tanto, non è stato così facile, è tutta la mia vita, lo chiamo il mio piccolo saggio d'amore. Però poi ho pensato che il messaggio poteva essere importante e poteva dar forza a qualcuno che invece non la trova così facilmente. È un messaggio di speranza, è un messaggio di aiuto, di coraggio, però è un libro anche lieto, simpatico, non è un libro che vuole per forza sottolineare argomenti tristi, al contrario, è un libro che dà felicità, che dà serenità, perlomeno questo è anche quello che mi hanno detto ultimamente le persone che lo hanno potuto leggere.
È una storia d'amore straordinaria, di tutti i tipi d'amore. Inizia con l'amore di una ragazza per la vita, continua con l'amore di una ragazza per il suo uomo e si completa con l'amore di una ragazza per la vita, per la figlia, per il dare la vita, e si conclude con l'amore più grande, l'amore di un uomo che fa da tramite tra Dio e questa donna, perché quella vita sia perfetta. Non ho potuto non innamorarmi di questa storia, non ho potuto non scriverla di getto, ogni capitolo in poche ore, non dico pochi minuti, ma poche ore. Nel momento più drammatico di questa storia, le vie della provvidenza si sono manifestate in una telefonata. Era Don Oreste Benzi. Devi essere serena perché Susanna è una protetta della Madonna. Io l'ho vista e la rivedrò presto. Vedrai, nascerà sana e libera. Il fondatore dell'associazione Papa Giovanni XXIII morirà pochi giorni dopo. Susanna nascerà sana. Sento ancora la sua voce, ancora mi vengono i brividi quando ci ripenso. Mi ha cambiato la vita e credo che sia anche l'argomento per cui siamo qui oggi e il motivo per cui ho deciso di scrivere questo, di aiutarmi a far scrivere da Matteo questo libro. Don Oreste è stato semplicissimo come era suo solito, poche parole chiare, significative e che dire, quando mi chiedono oggi cos'è per te il dono della fede è anche questo. Quando non hai più domande da farti, devi credere e basta. Oggi il dibattito sulla vita, sulla dignità della vita è accesissimo. Ci sono due posizioni contrastanti, ambedue apparentemente proclamano la dignità della vita. Chi in senso positivo, chi in senso negativo. Cosa può dare questo libro a chi è in dubbio, a chi si trova nel conflitto? Forse può aiutare a riflettere che non siamo noi i proprietari della vita di un altro individuo. Possiamo decidere sulla nostra vita, ma non su quella di un altro. Questa è la preghiera che voi di là gridava: lavoro, lavoro, lavoro. È una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare. E allora è urgente un nuovo patto sociale, umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è nell'ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto dovere di lavorare. Precarietà totale, questo è immorale. Questo uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società. Lavoro in nero e lavoro precario uccidono. Quante volte abbiamo sentito che una donna va dal capo e dice: ma devo dirle che sono incinta, da fine da mese non lavori più. La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro, il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Il mondo del lavoro è una priorità umana. Osservatore Romano con la data di giovedì 22 febbraio. Massacro di civili nel Ghouta orientale. Almeno 250 persone uccise dai bombardamenti dell'esercito siriano mentre si intensificano gli scontri ad Afrin. Solo un giorno di vita per 1 milione di bimbi. I drammatici dati dell'UNICEF sulla mortalità neonatale.
osservatori dell'ONU in Venezuela, la richiesta del Consiglio elettorale per le presidenziali. Se si banalizzano gli armamenti nucleari, il cambio di strategia delle potenze dotate di arsenali atomici.